Ettore, forte! Forza, forza, quelli vogliono essere incitati! Allora Anna, passaggio al terzo chilometro in 9:12.304 al chilometro con Cirio Iannone, rappresentante dell'Atletica Hermes, pluricampione italiano, al secondo posto Abdel Bestrica e abbiamo Marco Vetrano dell'Atletica Rolana, 3:05 il chilometro, il portacolori Terzigno corre, protagonista anche lui di diverse gare su strada, non solo in Campania. Eccolo qua il portacolori di Terzigno al passaggio, Tris Marcantini, il nostro Marco lavora insieme ad Amel Barra, il portacolori della podistica samaritana al passaggio. Eccolo qua il nostro Amel, sempre sorridendo. Sorriso, tu quello dici, evita di metterti al centro, grazie. Allora sta anche la prima donna, sta arrivando, vai giù now. Grande anche il passaggio di Agnello Falco, il nostro Alfred Sanchio Runners, prima donna, passaggio 10:20, forza Ivani, Ivani in fora, grandissima. Vai Anna, vai, forza Silvio. Io cerco di stare da quest'altro lato, vedere appunto i passaggi di quest'altra, da quest'altra parte, invito la gente ad applaudire questo passaggio leggermente in salita, vero Carmine? Mi cerca con lo sguardo pure solo, però ragazzi la temperatura è abbastanza, vai Rosanna, vai, sorridi Rosanna, la vita è bella, vai Mena! Ed eccoli qua, il nostro Emilio e il nostro Giuseppe Teresuce. E vi ricordo che proprio a Pomigliano il 5 maggio sarà ricordato Angelo Passarillo con una gara podistica. I colori, viva Atletica Cicciano che salutiamo, grazie ragazzi. E ancora Scafati, Run Up, Caracciolo, Casoria c'è. C'è stato il gruppo di Saviano con Francesco Inziata, te lo vorrei dire che era... Forza Gigi! Resistenza stamattina. C'è il nostro Luigi Amerio che vi aspetta naturalmente il 24 maggio. E ancora il gruppo di San Peser con Danilo e Leopoldo per i 4:30 al chilometro. Forza ragazzi! Hai capito il nostro Leopoldo? Ma tu, allora tutti mi chiedono cosa, chi sono questi San Peser? Lo voglio dire che tutti in pacco gara che ricevono i ragazzi di San Peser viene dato sempre in beneficenza. Loro a casa non portano nulla, ci tengo a precisare questa cosa, lo fanno per pura passione, per pure divertimento, per far raggiungere a qualcuno qualche obiettivo, quindi per questo li troviamo spesso dati ormai anche sulle 10 chilometri. Grazie a questo gruppo ormai diciamo capitanato di tutti con Luciano Napoletano, ma stanno proseguendo con loro. Anna, da quest'altra parte continua a defluire questo fiume colorato di natura.
che scendono e da me salgono, quindi hanno un aspetto in viso completamente diverso. Da te sorridono Daniela e Anna al passaggio, forza ragazze, Benevento c'è, grazie. Anche un tipo, su, vai Margherita, vai Pina, vai Raffaele, Rosanna, Rosa, ormai li chiamo tutti. Anna, e possiamo anche ricordare un altro splendido evento che ci aspetta, quello del 7 aprile a Pronta Maggiore, dove saremo di nuovo insieme, domenica prossima saremo... Ti salutiamo Reggio Patrizio. Vedo anche Patrizio fare tanta promozione per il suo evento. Poi domenica prossima saremo presenti a Santa Maria Vico, ancora insieme, il 24 a Lauro. E poi dopo la pausa pasquale, il 1° aprile ci sarà la gara. Vai Lina, vero Percio. Il passo dei 5 al chilometro e ancora tanti, tantissimi gli atleti, 900 gli atleti in questa seconda edizione, forza Peppe! Dai ragazzi, i colori! Io mi avvicino che ti sono passati tutti, vai Giovanna! Vai su. Pasquale, Eugenio, Melania e Vincenzo, eccoli qua. Ancora i nostri peser con il comandante Riva e Domenico Nessore, grande Vittorio, il passo dei 5.30 km, Luigi Caldarelli insieme a loro al passaggio. La nostra Tiziana, grandissima, forza Tizi, dai, Cisciano c'è. Yeah.
vai Ciro! Anna pensa che Fabrizio Romano è venuto qui a studiare un po' l'organizzazione per trasmettere Perché uno non sa niente di un'organizzazione. Dobbiamo dire però che lo scorso anno ci ha dato davvero principesca me. Io le sue feste le sto ancora tuttora. Una festa personalizzata che sono me la mia regalata. Forza Enzo! E come è giusto, prima di venire a Trentola con le Pink Rose, la nostra Maria Trascatore. Per questo arrivo diciamo 6-7 minuti
circa vedeva gli arriva Salvatore, come mai non è corso? È un po' qualche acciacco? Dopo il campionato regionale assoluto sei fortunato. Allora condoglianze, devo dire. Ed eccola qua la nostra Yolanda, già ti sei messa in posizione per fare la palestra. Le nostre ragazze. Come era arrabbiata col telefono se ti la mangio? No, vabbè, sono momenti di attenzione. Le nostre ragazze cicciano grandi oggi. È bello quando si vuole, quando si organizza, ci si trasforma, Pietrangelo, noi che abbiamo condiviso tante avventure buddistiche, ricordo quando avevo qualche capello, vedi per la prima volta a gareggiare qui a Cicciano, ci fu anche un controllo antidoping. Veramente? A te? Alle 11 di sera, e che non riuscivi a fare la pipì? Uscirono tracce di sangue nella birra, quindi dovettero di nuovo analizzare. Mamma mia, mamma mia. La signora che doveva cucinare, ci avete nominato la domenica a questa povera signora. E poi ricordo anche la vittoria del trail proprio qui di fronte sulla splendida montagna che sovrasta Cicciano, quindi davvero bei ricordi di questo territorio. Ed eccolo qua il passaggio delle nostre ragazze. Per forza, Cicciano, come stai? Che bello vedersi. E siamo a 26 minuti, quindi poco più di 4 minuti per accogliere il vincitore di questa seconda edizione. Naturalmente grazie anche al team sanitario che sta l'ANPAS di Cicciano, che è lungo il percorso insieme alle forze dell'ordine, ai carabinieri, alla polizia municipale e naturalmente allo staff organizzativo del team Cicciano Running. I carabinieri, la polizia municipale, la protezione civile, ovviamente tutti i sponsor che hai elencato prima. Sì, che grazie. Grupama che è sempre presente, che devo dire la sempre a danno dell'assicurazione Giuliano, se non mi sbaglio. E abbiamo anche il nostro drone Giuliano Assicurazione ad aspettare gli atleti con lo studio di Arezzo e Lucro di Cicciano con la ripresa Facebook. E poi, caro Presidente, mi sei calmato? Allora, Presidente, ci sono un'impressione a caldo di un'idea. Più chilometri lunghi. Vabbè, ci vediamo alla premiazione quando sarai più rilassato. E io, venendo da Benevento, diciamo che c'è un legame con questa terra, perché San Barbato era di Castelvenere, in provincia di Benevento. San Barbato che ha cacciato le streghe da Benevento, quindi legame tra Sannio e Cicciano davvero particolare. Ricordiamo la festa. Le cacciate, dove sono andate? Sono un po' in giro. Un po' come quando hanno chiuso il manicomio ad Aversa, non si è capito più niente. A Benevento c'è la leggenda del noce che fu fatto tagliare proprio da San Barbato, quindi vescovo poi di Castelvenere, quindi venerato anche qui a Cicciano il 19 febbraio, la festa del Santo Patrono. E poi vogliamo ricordare una tradizione bellissima di Cicciano, proprio il palio di San Barbato, che è uno spettacolo unico. Davvero vi invito in estate a venire qui per il centro storico, perché davvero Cicciano ha una storia antichissima, ricchissima. Noi oggi siamo qui a vivere la parte sportiva, agonistica, ma vi posso assicurare che questa zona Cicciano è ricca di storia. È proprio il palio di San Barbato che viene, diciamo, rievocato ogni anno, che racconta un po' le tradizioni popolari. Quindi grazie anche alla Prologo che insieme alla società Cicciano Running ha messo insieme agli sponsor, l'amministrazione comunale, in piedi questa seconda edizione della Stracicciano, proprio palio di San Barbato. E siamo ai 29 minuti, vedo un po' di movimento, secondo me a minuti che siamo appunto arrivare i primi. Per questo sono importanti le gare buddistiche, proprio per far conoscere ai tanti atleti in terra che neanche conoscono, quindi ricchi di storia per poter venire a ritrovare e vedere tante cose.
piace, perché veramente c'è tanto 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 da vedere, tanto da vedere. La cosa bella, vedere il primo cittadino che presente da stamattina, dai primi minuti. Grazie anche... naturalmente a tutta la squadra dell'amministrazione comunale che sta aspettando gli atleti. Sindaco, stiamo parlando di voi, dell'amministrazione comunale che è stata vicinissima. La nostra dottoressa Maria Biondo sta lì presente e che stanno per arrivare, non solo lei, C'è anche il delegato allo sport e cultura, il dottor Salvatore Santorini, che sta qua, mentre le nostre pallette stanno in posizione. Ecco lei di Gennaro. Stanno in posizione per vedere chi sarà il vincitore di questa seconda edizione della Stracicciano. 30 e 40 la scorsa edizione, siamo a 30 e 15, vediamo un po' se Cilio Iannone riuscirà ad abbattere il record, credo proprio di sì. Atletica Hermes, pluricampione italiano assoluto. Vestito la maglia della nazionale, la maglia dell'esercito, è stato mio compagno di squadra all'International, ora veste i colori dell'Atletica Hermes, quindi davvero un grande, grandissimo atleta che è venuto a scrivere il suo nome nella storia della Stracicciano. E ringraziamo il nostro Ettore Forte che è sceso dalla macchina per camminare un po' a piedi e venire verso di noi a coordinare le fasi di arrivo. Il nostro impresario tecnico, il nostro impresario che mi ha promesso che l'anno prossimo, visto che non c'è adesso, mi porta a Sanremo. Voglio presentare, non voglio più fare la maglietta, voglio presentare a questo punto. E ricordiamo che Ettore rappresenta anche l'ente di promozione sportiva che collabora con l'organizzazione Lopez Italia, quindi Cilio Iannone che davvero ha fatto il voto, è trascorso circa un minuto dal suo arrivo. Ecco un bel secondo, io invito un po' a dare spazio, mi raccomando, cerchiamo di lasciare libero il passaggio, grazie. Ed è il neo acquisto dell'Atletica Caivano con 31,55. È davvero una grande sorpresa l'atleta dell'Atletica Caivano, il nuovo volto del podismo campano, quindi neo acquisto di Enzo Celietto, seconda posizione per lui, terza posizione per Marco Petrano. E Anna sarà una sorpresa, la prima donna, perché sicuramente arriverà nei primi 10. Sicuramente. Io credo che fra poco già la vedremo arrivare, sicuro, perché come abbiamo visto i vari dei passaggi, insomma, stava dietro il gruppo dei primi, quindi Anna, sicuramente. Ecco qui sta arrivando anche l'atleta di Terzigno Corre, Chris Magnavi, il club Terzigno Corre. Cioè, lui lo sai che è le parti del fidanzato, quasi quasi. Infatti perciò ho visto parecchi uomini stamattina girati intorno. Chris Magnavi! A questa età bisogna pensare alla pensione. Se vuoi ti faccio la proposta di matrimonio del club. Va bene. Non ti inginocchiare, altrimenti c'è la gruppa. Marco Lagola! Allora, bentornato Marco! Pasquale Iavicco! Ancora Atletica Hermes! Lo so che in questa zona c'è già uno spasimante, quindi non mi permetto. Il nostro Nero Falco, ben arrivato anche a te, con le braccia al cielo pieno di gioia, con due gioielli di figli, eccolo qua che arriva con i colori della Run for Love. Il nostro Tara! Grandissimo! Ma che guarda, questo ragazzo è eccezionale, veramente ha un carattere meraviglioso. Okay.
pochi gli atleti, perché sono circa 900. Dottor Felice Strozzi, mi vedo già all'arrivo. Si è andato fortissimo oggi. Il nostro vale la dama della politica sommelier di Ronaldo. È ritornato finalmente, piano piano noi andremo a correre, quindi Valerio è stato la conferenza, mio compagno di squadra all'International, quindi ecco qua, come annunciato, la prima donna sta per tagliare il traguardo mentre Giancarlo Scarazzati lo sprint con Angelo Finale. Lei è Evalyn Nippona, pensate, 35 minuti 3:30 al chilometro, i colori di Saviano con Saverio Bussone, quindi grande rilievo tecnico sia maschile che femminile, ancora i colori del Signo Corre, grande Raffi, forza Silvio. Io credo che abbia fatto qualche partito da poco, no? Per questo è stata un po' fermata, sì, a correre, sì. Se non mi sbaglio, Luca Simonetti, il nostro Antonio Fatico, grande Alfred, e ancora Carmine Quercia. Quercia, questo, ah, eccola la bambina, vero? Avellino c'è, grande Pierluigi, hai visto, mi ricordavo. Uno sprint tra Caraccio e Terzigno, Johannes alla meglio su Luca, Luca Valentino, quando siamo a 36 minuti dalla partenza, ma sono ancora tanti gli atleti, il nostro Peppe Angelillo, ecco qua. Vai, anche lui sempre sorridente, secondo me ha fatto un buon tempo, è felice oggi di come è andato, eh? 36,25. Certo, mentre vediamo il nostro Nicola Farina, che è sempre sorridente da quando ha mandato lo scherzo. Grande Nicola, sempre partecipe ironico. Ogni volta ci scherziamo. Viva l'Atletica Cicciano! Arrivo del rappresentante Raffaele Napoliano, Rosario Antica, ancora Scafati con Mario Novi e ancora Hermes con il maratoneta Peppe Senatore. Grande Peppe, ci avviciniamo ai 7 minuti, 3:42 al chilometro, la canotta degli amatori Vesuvio al traguardo di Cicciano con Pasquale al traguardo, ed eccolo qua il laghetto Carmine, ma si dà ancora a fragola, c'è, vai Anna, vai! Vai, vai, sì, si arrivano, sta anche il colore alto di Caponara, però sono arrivati in tanti, eccolo qua il nostro Junior, dov'è la mamma? Dov'è la mamma a fare le foto? Bravo Antonio, ancora viva l'America! Il figlio nostro, il nostro Gianluca, all'arrivo! Il primo atleta dell'amatore Marco Frattese, sono vicinissimi i due atleti! Domenico insieme ad Antonio Di Marzo, ancora i colori dell'amatore Marco Frattese! Daniele! Polistica Samaritana! Al traguardo! Vai Antonio, vai! Vai Antonio, vai! Grande Andrea De Rosa e subito Saviano con Sabato, e c'è anche l'arrivo di Maddaloni, grande Antonio! Antonio Farretta di Rosso Rutacci! L'Atletica De Rosa c'è con Gaetano e ancora l'arrivo! Terra dello sport di Maurizio, ancora i colori di Nola, grande! Salvatore di Vito al traguardo, Salvatore! Sarchio c'è, grande Antonio, e ancora Giorgio. Comunque il completino più bello ce l'hanno loro. Cioè, io devo dire che devo fare, avere la loro maglietta. Ale Antonio, grande Pietro, Pietro Cirino, Michele, Maiano. Michele, ci dimenticato il pettorale, ma c'è il chip di scritto, non ancora corso, quindi regolarmente. Terzigno c'è, con l'arrivo di Giuseppe Canarino, un grandissimo atleta, Giovanni Roberto, dell'Amatori Vesuvio, e ancora i colori International Security Service. Marco Gisone all'arrivo, vai Giovanni, vai Mario, il nostro Giovanni annunziato all'arrivo, vabbè, a Yolanda, urli, Domenico, incredibile, forza Carmine, il nostro Domenico simpatico, grande Mimmo, e arrivano anche i nostri pesi.
organizzato un gruppo e arrivo nel nostro genio. Eccola qua la seconda donna, Cinzia. Bravissima la nostra Cinzia, i colori di Cinciano, il nostro capitano Filippo. Bravissima Cinzia sul podio della sua città con i suoi colori. E arrivano anche i ragazzi in crociera, Folgore Runners insieme Roadrunners Valori, Avellino c'è, forza Mario, gli amici Radiosa con il nostro Luigi Catala. Vai Luigi, oggi Luigi te lo devo dire da solo perché purtroppo io ero impegnato a Cassino. Grande Domenico, il nostro Pietro, e anche un cagnolino che vorrebbe partecipare, di te col cagnolino, grazie. E ancora forza Peppe, forza Vincenzo, no, molto bene, dai, 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 vai, 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 il nostro Vincenzo Sarappa e ancora il nostro Bernardo. È un applauso, un pensiero di Carmine, mamma mia, io ho sempre paura che qualcuno quando fa così può inciampare, ho paura io per loro. Allora bene, Pasquale c'è, ecco la terza donna, vai Tonia, e ancora Franca Maggiore. Guarda il tuo disco con i colori della Nana Running a chiudere il podio femminile. Rallop c'è, Pasquale Agostino e ancora Franca Maggiore, ancora Pasquale, Gioia Pratico, Vincenzo, Nana Running. E abbiamo anche i ragazzi Run, Corpan, Baiano Running, vai Cancero, ben arrivato anche a te. Modistica Pratese, i nuovi colori di Antonio Angelino per l'Atletica Caivano. Dai ragazzi che ci siamo, seconda edizione della Stracicciano, Mario di San Barbato. Casale Siccia, al traguardo, bravo, anche le donne. Bravo Martino, sempre presenti in ogni sala. Grande guarda di Antonio Corvino che mi manca. Carmine Costabile, grande Rocco, insieme a Demetri, ancora Rundaggi. Ed eccola qua la quarta donna. Sono già passati i due percorsi, anche l'ultimo. Vai Monica, ben arrivata anche a te, anche l'ultimo atleta riceverà il premio, quindi ho aspettato i vari passaggi per dirlo, per... quindi chissà, chissà, sicuramente sarà il nostro Umberto a vincere. Gianfranco Bianco con i colori della Madonna di Mardo Frattese, apre la gola, c'è, forza Carlo, ancora fatta, ancora la lampa, signor Corre. Grande Antonio. E l'arrivo anche di Simone Palmieri,
I nostri peser dei 4.30 al chilometro ancora arrivi alla femminile. Tutto ai tacchi d'ala che ricevono i dati in beneficenza. Grande Peppe! Finalmente al traguardo! Luigi! Devi ancora urlare, Yolanda, a fine serata non avrai più la voce. Forza ragazzi, vai Francesco Tullio dal vivo, insieme a Francesco Giannino, Alessio di Casasico, Giuseppe Manno e Antonio Damiano. Sorrento c'è con i colori amatori Vesuvio. Grandi ragazzi, Terzigno c'è. Questa era una gara molto tecnica. Logistica. Per correre male la mano con la mamma. Forza ragazzi, dai Salvatore, dai Paolo, Ale e Annalisa. Grandi Antonio, Domenico e Antonio al traguardo, ancora Podistica Valle Caudina, grande Cosimo e ancora Amatori Marato Frattese con il nostro Vittorio. Vai, grande Vero. Non c'è arrivato. Ma non è vero. Al traguardo. Andiamo a Fabrizio. Vai Giovanni, vai. Giovanni Mattello. Mario al traguardo. Rossella, da quanto tempo che non mi vedevo. Grande Rossi, pian piano ci riprenderemo, dai. Bene, bel regalo. Grande Natalino, Runners Joce, grande Salvatore. Hanno fatto un bel regalo. Dai ragazzi che è finita, forza, siamo sui tappeti d'arrivo, seconda edizione della Stranciciano. Il Vitello che sta bagnando tutti gli atleti da fragola. Palestina libera con il nostro Gelli, ancora l'Antoniana con Stefano, grande Gianluca, vai Gianluca Antonio al traguardo e ancora Alessandro Coppola. Alessandro a rappresentare Scafati. Antonio, eccola la Daniela insieme ad Alberto, grandissimi, un grandissimo al traguardo Antonio Masiello, grande, i ragazzi di Avellino con Maria Michela insieme a Francesco De Cicco, Faiano c'è, la Federica Romana, Anna Ucci a rappresentare l'amatori Podismo Benevento, Caraccio, l'amatori Maradon Frattese, Rallab, sai che Patrizio è stato al traguardo. Puro di Saviano che sta arrivando. Grande Tommy, Francesco Diana. Vai, vai. Bene, allora, due amici di squadra, mano nella mano di Terzigno. Mamma mia, Anna, ancora tanti. Che si fa? Ma che si fa? Un sprint alla fine. Allora ragazzi, ci avviciniamo. Grande Mauro, Mauro Annunziata. Mauro, ci vedremo
mio gruppo di Saviano, con Francesco Nunziata, inviterai tutti a fare un applauso non solo a Francesco, ma sì, al gruppo che mi accompagna ogni domenica. Grazie ragazzi che fate vivere a un ragazzo sulla carrozzella il sogno di correre anche lui. Grazie, grazie veramente. La nostra Sabrina al traguardo con Stefano a rappresentare l'Atletica Invest, non la nostra Lore! Silma Atletica con la nostra Loredana! Allora, comunicazione importante per la consegna del chip, al ristoro potete consegnare il chip, mi raccomando, quello giornaliero, quello bianco, il nostro Fabio Vincitobile ragazzi in Caraggio! E ancora Atletica, Caivano al traguardo! Cicciano 506 al chilometro, 51 minuti e guarda quanti ancora stanno arrivando, grande Claudio, grande Francesco, e questo bello scenario Patrizio, questo bello scenario lo vedremo tra poco. Casale c'è, Saviano, forza Alberto, forza, mamma mia, veramente tanti, tanti. Preoccupati! Bella Maria!
guarda che bella cosa. Io quasi quasi ricordo un cittino, perché c'è solo che faceva freddo, si sta benissimo. Veramente meno male, meno male. Dai Luigi, dai un bacio a Don Salvatore, con saputo che sta proprio bene. E chiamate, stai facendo chilometri e chilometri, andando a prendere Giusti. Dai sì, a sto punto vai anche dietro a prendere Marianna, come è giusto che sia, carica la tua per la prima. Vai, vai. Siamo la nostra Maria. C'è stato anche la dieta, arrivo del dottor Agnello Adiletta. Grazie. Vai, bene, la ricca per vivo. Grande Carolina, grandissima. Forza ragazzi, che è finita. Il nostro Gennaro e il nostro Aldo Mantucci. Grande Aldo, Mondragone in corsa 6, 25 aprile, Aldo a Mondragone, noi saremo insieme a Serino. E arrivano anche i colori di Saviano. Forza! La nostra Agata insieme a Piero Avante. Vai Salvatore, salto all'arrivo. E guardate, c'è un ottimo impianto, io veramente vi faccio i complimenti, perché secondo me la nostra voce si sente più puntata pure. Fina De Rosa all'arrivo, sei cercata da Luca Argentero, quanto corrono tutti qua, il nostro verde all'arrivo, Fina De Rosa all'arrivo, sta arrivando, vedi? Salvatore, sta arrivando, facci la foto che sta arrivando. Sta arrivando sua moglie. Da qui vedi il sorriso che ti fa una bella foto. Tuo marito ti fa una bella foto. Ballare, ma io sì, questo pezzo.
posti che già sono arrivati. Toglietevi lungo il percorso, che sono a paesaggi, io lo so che è bello, però c'è gente che continua a correre. E ostacolate un po' gli arrivi, grazie. Cercare la nostra Giusy, da qualche tempo Giusy che non si vedevo, ma Giusy. Colori e radiosi, amatori di Suia, amatori di Don Fratese, Massimiliano, benvenuto. Vai Maria. Grande Mary. Il nostro Luigi Festa. A rappresentare il Team Run for Life. Cara Gioce, dai Vincenzo, il nostro Vittorio, campione italiano di maratona, categoria 80 insieme ad Angelo. Thank you.
facciamo un applauso questo, a questo ragazzo che sta arrivando, no? Sta, quella luce sarà un bel po', penso che sia tipo la polizia, sì sì, che sta ferma lì, non è l'ambulanza. Bravo, bravo e complimenti. Gabriele De Stefano, Daniele De Stefano, bravo Daniele, complimenti, complimenti. Ecco la nostra vita, mentre le nostre le ragazze della Giovanni arrivano, sì, le chiavi. Grazie a voi, buona domenica, ci vediamo prossimamente, buona domenica, domenica, sì, sta sì, no, ci vediamo domenica, ci vediamo, ciao a tutti, buona domenica anche a te. Ecco la nostra Rita, vai Rita! Grande Rita! Aspettiamo il nostro Umberto. Il nostro Umberto a chiudere praticamente questa bellissima giornata. Oh, un soldato da luce. Gennaro, noi ormai ne facciamo tante, no? Di gare insieme, che a volte ci dispiace quando ci dobbiamo dividere, no? Domenica saremo ancora insieme a Santa Maria Pico, poi il 7 saremo a Fratta Maggiore, il primo, il giorno di Pasquetta, tu sarai con le Pink alla gara di beneficenza, poi ritorneremo di nuovo insieme nel mese di aprile, poi a maggio. A maggio ci facciamo, diciamo, le vacanze. Le lunghe trasferte nel Cilento, bellissime. Inaugureremo la prima gara del Cilento a Marina di Camerota, dove saremo due pelati e una pomparola, io tu e il capo. Io sarei io la pomparola. Allora io avevo promosso una stanza da tutte e due, tutte e tre nella stessa stanza. Un anno andai, pensavano che io stavo con Carlo per andare, se ci messero una stanza in due, con tutti stavano in un villaggio tedesco con tutti gli atleti che già quando ci vedevano arrivare insieme, ma senti, no, e poi facciamo lo scandalo. Vabbè, dormite insieme, se no vi prego, cambiamo stanza, perché però sarebbe bello, sarebbe un casino rispetto a quello che... Gennaro Rossi, che bobo. E allora facciamo un applauso, dai, che continuano comunque gli arrivi e alziamo un po' di musica, vai, perché gli ultimi hanno bisogno di essere, di avere più carica, vai! Ancora Torre Annunziata, protagonisti di questo arrivo, Oscar ed Elena! E ancora grazie alle forze dell'ordine, alle protezioni civili, allo staff sanitario, naturalmente anche ai volontari del team Cicciano Running per l'ottima presenza sul percorso. Tiziana insieme al professor Umberto, mentre loro arrivano lì sul palco, stanno già preparando tutto per le premiazioni. Sì Anna, poi sul palco andremo di nuovo a ringraziare i tanti sponsor che hanno reso possibile anche questa seconda edizione della Strada Cicciano Palio di San Barbara, naturalmente tutta l'amministrazione comunale che è stata vicinissima a questa organizzazione, il professor Umberto Barbati, compagnia di Tiziana Stracagnano e Marathon Sele, ancora tre, ci vediamo in lontananza. E l'ultimo arrivato, in questo caso dovrebbe essere lei, verrà anche premiata. Vedi, a volte gli ultimi diventano primi. Vai Paola, Paola Esposito, nella tecnica.